L'aumento dei casi di positività in Molise riporta all'attenzione anche la questione legata alla sicurezza all'interno degli istituti scolastici. La preoccupazione è tangibile e si manifesta su più fronti. In questa direzione va l'appello di alcuni genitori di studenti delle scuole di Campobasso, i quali hanno inteso denunciare quella che definiscono un'inerzia degli organi istituzionali sul tema. A rappresentare le loro ragioni è l'avvocato Stefano Brienza, che ha spiegato così i motivi della protesta. Noi abbiamo raccolto un po' quelle che sono le preoccupazioni di molti genitori che hanno figli che frequentano diversi plessi scolastici della scuola di Campobasso, nonché anche di diversi insegnanti stessi che in qualche modo hanno condiviso questo comunicato che tende a sollecitare l'attenzione dell'amministrazione sulla gravissima situazione che stiamo vivendo in questo momento. Mi riferisco alle criticità del sistema sanitario, le impossibilità attuali di tracciare con tempestività e con una certa coerenza quelle che sono le catene epidemiologiche e quindi la possibilità di ricostruire i contatti in tempo utile, affinché non possano in qualche modo propagarsi in maniera irreversibile. Intanto le organizzazioni sindacali hanno inoltrato una richiesta urgente per la convocazione di un tavolo di lavoro regionale permanente al fine di avere un quadro più chiaro della situazione e dare risposte adeguate a tutta la popolazione studentesca e ai lavoratori. Non è possibile aspettare ancora, dicono i rappresentanti sindacali, occorre intervenire con urgenza. In caso di mancato riscontro, concludono, si darà il via a una vasta campagna di mobilitazione a livello regionale, compresa la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale.